Uomini e donne, chi è Marika Bonato, la corteggiatrice di Daniele? A Uomini e donne, tra le corteggiatrici di Daniele Paudice, tronista arrivato recentemente, c'è anche Marika Bonato. I due hanno deciso di approfondire la conoscenza. La ragazza ha 24 anni ed è originaria di Bagheria, in provincia di Palermo. Vuole muovere i primi passi nel mondo della recitazione e dello spettacolo, e ha già iniziato a farlo aggiudicandosi lo scorso anno la fascia di Miss Palermo. Ha preso parte alle preselezioni di Miss Italia e coltiva questa passione già da molti anni. Infatti è dall'età di 15 anni che ha preso parte a passerelle, concorsi di bellezza e shooting fotografici. Si può dire che Marika sia a tutti gli effetti già una modella. Ha studiato al liceo classico e per un periodo è stata iscritta anche alla facoltà di economia, che ha frequentato ma poi ha deciso di lasciare per inseguire gli altri sogni della sua vita. In futuro, però, vorrebbe approfondire in qualche modo le materie medico-sanitarie. In un'intervista rilasciata subito dopo la vittoria della fascia di Miss Palermo, Marika ha spiegato che vorrebbe entrare a far parte del mondo dello spettacolo e questo è il suo sogno. Non ha mai preso lezioni di recitazione e non ha mai provato seriamente ad intraprendere questa strada, ma crede di essere tagliata per la televisione e per le pubblicità. Magari questo successo potrebbe arrivare per lei proprio dopo Uomini e donne. Marika Bonato ha fatto sapere anche alcune curiosità su di lei, sia durante Uomini e donne sia sui social o nelle interviste. Per esempio, tra le sue grandi passioni c'è quella per la cucina, in cui è molto brava, cosa che ha ereditato dalle sue zie. È molto attiva sia su Instagram sia su TikTok, dove conta circa 15.000 follower, numero sicuramente destinato ad aumentare se la sua permanenza a Uomini e donne dovesse proseguire. Il suo percorso nel programma è stato finora breve, il tronista Daniele ha ammesso di essere attratto da lei e i due sono usciti insieme. Nella prima esterna Marika si è imbarazzata per una battuta fuori luogo del tronista, ma il problema sembra essersi risolto. Ora, come rivelano le anticipazioni delle registrazioni più recenti, Daniele ha ammesso di essere più vicino a Marika che all'altra corteggiatrice Gaia, anche se ovviamente il percorso è ancora lungo. Voi che cosa ne pensate? Vi piace questa corteggiatrice di Daniele e vorreste che fosse lei la scelta in futuro? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.